Mister ha detto un po' tutta la situazione che si è venuta a creare. Il discorso è nato 10 giorni fa, no, Mister? Dove siamo stati chiamati, ci siamo sentiti, ci siamo visti un sacco di volte. Il richiamo della Sanremese è stato forte, diciamo questo. Sanremo ha bisogno di calcio fatto in maniera giusta. Viene da anni dove sono state tante vicissitudini, tante emozioni e tanti dolori. L'ho vissuto in prima persona. E qui c'è un progetto dove vogliamo mettere delle basi. Questa è la cosa principale che vogliamo fare. Delle basi dove i giovani crescono e la prima squadra deve salire per forza, se no non c'è la giusta distanza tra il settore giovanile e prima squadra. Noi ci impegneremo a fare tutto questo in maniera più velocemente possibile e c'è da lavorare, c'è entusiasmo, c'è voglia di rivedere un po' il comunale un po' pieno di tifosi, sarà dura però quello, il mio primo obiettivo è quello lì, di portare un po' di gente allo stadio, creare entusiasmo. Sto chiamando determinati giocatori dove qualcuno mi fa un po' storie sul fatto economico, lo scarto subito. Io in passato ho fatto scelte per tornare a Sanremo dettate dal cuore, poi i risultati mi hanno dato ragione. Se uno pensa al guadagno che possono essere 100, 200 in più, non fa parte di questo gruppo. E ho fatto questa scelta, potevo benissimo aspettare, allenare, che sono innamorato di Sanremo. Tutto questo. I colori mi hanno richiamato. Secondo me abbiamo bisogno di voi, anche per fatto del comunale, dello stadio, che soprattutto da dargli essere presentabile, diciamo così. Poi le cose arriveranno pian piano. La mia idea è quella di formare a Sanremo una squadra che potrebbe essere una succursale di una squadra di Serie A, di Serie B, in modo tale che ci dia una mano, ma questa mano deve essere una mano presente. La viviamo, siamo piccoli in questo momento, c'è solo da crescere. E quindi una mano di una squadra di alto livello ci potrebbe dare ancora più valore. E il nostro intento è un po' quello lì, di avere una società, di essere succursale di una società importante. Ci sono dei contatti aperti per queste squadre professionisti e vediamo cosa succederà. Siamo partiti un po' in ritardo, questo è una cosa vista d'occhio, però stiamo lavorando sodo e ce la metteremo tutta.